Nel corso 12ª puntata del Grande Fratello trasmessa martedì 12 novembre, Alfonso Signorini ha cercato di scoprire se tra Shai la gatta e Lorenzo Spolverato sia vero amore o mera strategia, chiedendo ai telespettatori di esprimersi sulla questione. Nella casa, invece, c'è chi ha le idee chiarissime su di loro, ovvero Luca Calvani, volevano le clip, dovrebbero essere più furbi. Signorini commenta la passione tra Shaila e Lorenzo. Il conduttore si è chiesto se la storia tra Shaila e Lorenzo sia genuina. La loro passione è scoppiata in Spagna e questo ha dato adito a parecchi dubbi sulla spontaneità del loro rapporto, tanto che in molti pensavano che fosse un copione. Ha poi lanciato una frecciatina sul loro comportamento all'interno della casa. Il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse. Certo che non vi risparmiate. Il riferimento era agli atteggiamenti dei concorrenti nelle ultime ore, catturati dalle telecamere e diventati virali sui social, leggi qui per l'articolo. Shaila e Lorenzo sott'attacco. In una clip andata in onda nel corso dell'ultima puntata del GF, si sente Javier Martinet confessare a Enzo Paolo Turchi convinto che Shaila e Lorenzo recitino di essere felice di averla allontanata. Amanda mi ha detto che ho scansato un fosso. Lei è fatta per stare con il giocatore di Serie A. Mi ha detto che se fossi stato ricco sarebbe stato meglio, mi parlava sempre di viaggi. Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi sono invece convinte che si tratti di uno show e che ci sia una strategia di mezzo. Secondo Elena Prestes, poi, Shaila starebbe usando Lorenzo per visibilità. L'opinione più tagliente, però, l'ha espressa Luca Calvani. Io non ce la faccio più. Sono chiamato a commentare perché sono qui. Dico che dovete essere un po' più furbi. Siete un po' meglio come migliori amici che come amanti. Volete le prime clip, i primi blocchi del programma. L'ex velina si è detta disinteressata alle critiche. La verità si vede, forse qualcuno rosica. A me non frega niente. Questa mattina il clima tra le mura della casa più spiata d'Italia è più teso che mai. Sfogandosi con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, Luca Calvani ha tirato nuove bordate a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Purtroppo non abbiamo Nicole Kidman e Tom Cruise, abbiamo Shaila e Lorenzo. Questi sono gli attori che mi sono stati dati, sono il regista della fiction più sfigata d'Italia.